Sono Roberta Lombardi, la direttrice del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, il Dipartimento nuovo dell'Università del Piemonte Orientale. Nasce nel 2022 e si insedia qui a Vercelli, riunendo inizialmente 37 professori di diverse discipline che oggi sono già diventati 50. Questi professori danno vita a questo nuovo dipartimento perché si riuniscono intorno ad un'idea importante, che è quella secondo cui i grandi temi delle transizioni, transizione ecologica, transizione digitale che caratterizzano la nostra epoca, devono essere studiati con un approccio integrato. Mi piace caratterizzare il nostro dipartimento come il dipartimento delle 4I. La prima I che lo caratterizza è quella appunto dell'interdisciplinarietà. Studiare lo sviluppo sostenibile significa mettersi intorno ad un tavolo e lo devono fare studiosi sia delle scienze dure, chimici, biologi, fisici, matematici, statistici, ma anche economisti, giuristi. Perché? Perché è chiaro che temi di questo tipo devono avere una problematica che si sviluppa a 360 gradi e occorre vedere tutti gli effetti che si avranno sulla società. Da qui la seconda I, studiare e valutare gli impatti di questa transizione. La terza I è quella dell'internazionalizzazione, ma il nostro dipartimento eroga due lauree magistrali in lingua inglese, Food, Health and Environment, e un'altra nuova che partirà in questo prossimo anno accademico, Disaster and Health Crisis Management. Sono lauree che non sono solo erogate in lingua inglese, ma che sono frequentate da studenti internazionali. E internazionale è anche l'ambiente del DISTE, perché ci sono molti visiting professor che vengono dall'estero, ma abbiamo anche davvero tanti dottorandi, specializzandi, borsisti che ci raggiungono nella nostra sede e questo permette anche di aiutare i nostri studenti a frequentare le sedi universitarie estere. La quarta I è quella in fondo che riunisce le caratteristiche di tutto il dipartimento ed è quella dell'innovazione. Innovativi sono i temi che studiamo, innovativi sono anche i corsi di laurea delle nostre triennali, perché si caratterizzano per questa interdisciplinarietà. I nostri studiosi vedono in aula affiancati professori di economia con professori di chimica, proprio perché l'approccio che mettiamo nella ricerca vogliamo anche trasmetterlo in aula. Un approccio integrato, quindi innovativo, ma innovatività significa anche inclusività.